benvenuti a Milano Pavia News, questa è l'edizione Milano, i titoli. Da sabato è stato chiuso il passante di Milano dopo il caldo anomalo di questi giorni, un'usura anomala delle ruote dei treni ha costretto allo stop 35 convogli. E la chiusura del passante ha portato molti disagi ai pendolari, con oltre 100 corse cancellate al giorno, penalizzando le tratte Magenta-Milano. Sorveglianza speciale e isolamento in carcere per Alessia Pifferi, la madre 36enne accusata di omicidio volontario per aver lasciato morire la figlia Diana a 18 mesi. Rimane alto il tema della sicurezza a Milano e il pestaggio in centrale di questo weekend ha aperto un nuovo dibattito per il centrodestra, la città di Milano è allo sbando. L'assessore regionale Alessandro Mattinzoli ha lasciato Forza Italia e ha rimesso le deleghe assessorali a Fontana, il quale dovrà decidere se confermargli la fiducia o estrometterlo. Tra caldo anomalo e usura delle ruote, i pendolari sono costretti a fare i conti con gravi disagi e cancellazioni dei treni, soprattutto dopo che il passante è stato definitivamente in questo momento chiuso e le cose non esiste una causa, cioè la causa principale di questa chiusura del passante è un'usura anomala di queste ruote, perché per il forte caldo che ha causato delle vere e proprie usure nelle rotaie del passante. Sentiamo. Non c'è ancora una data per la riapertura del passante milanese che, a causa dell'usura anomala di una rotaia tra le fermate di Dateo e Porta Vittoria, da venerdì scorso è stato costretto a fermarsi con lo stop di 35 convogli e oltre 100 corse cancellate al giorno. L'assessore ai trasporti di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, ha però dichiarato che Trenord ha affidato al Politecnico di Milano i lavori di verifica e approfondimento che andranno a stabilire qual è l'effettività causa del problema e come ripartire al più presto. Fino a che appunto il Politecnico di Milano piuttosto che i tecnici di Trenord e RFI a questo punto in maniera congiunta stabiliranno esattamente quale sia il problema e dove si debba intervenire, quindi se con il semplice tra virgolette, la semplice tra virgolette sostituzione del binario o con interventi diversi che però onestamente è anche difficile ipotizzare, che tra l'altro ripeto dovrebbero ipotizzare vuoi Trenord vuoi RFI. L'unico elemento che vi chiedo di considerare è che una volta intervenuta sull'infrastruttura c'è da considerare i tempi però di manutenzione straordinaria di tutti i treni che nel frattempo sono passati dal passante. Vi dico che per esempio abbiamo saputo poco fa che il treno di prova che sta facendo i passaggi nel passante appunto solo come prova, anche questo continua a mostrare una grande anomala usura delle ruote, quindi vuol dire che il problema effettivamente sta lì. L'assessore Terzi ha anche confermato che il problema rimane circoscritto solo alla parte di binario che collega le fermate di Dateo e Porta Vittoria. Risulta da quelle che sono state le verifiche di Trenord che solo quello sia la parte di binario profondamente interessata appunto da questo consumo anomalo, sia soprattutto delle ruote dei treni che ci passano, ma anche della rotaia medesima. Dovrete comprendere che obiettivamente l'unica cosa che ci interessa veramente è far tornare a viaggiare i treni con una sicurezza garantita al 100%. La preoccupazione che ha mosso la nostra azione, l'azione di Regione Lombardia negli ultimi giorni è stata quella di garantire innanzitutto la sicurezza dei passeggeri. Avendo messo in dubbio la sicurezza dei passeggeri, la cosa che insomma, è venuta come conseguenza necessaria è stata quella del bloccare il passante, poiché allo stato attuale nessun treno, se non quelli di prova, che stanno confermando il problema sul passante, passa dal passante. Secondo l'assessore, infine, la sostituzione delle ruote dei 35 treni, più anche quello di prova, sarebbe al momento impossibile. La soluzione migliore sarebbe invece quella della manutenzione, ma l'usura in questo caso è di 80-100 volte superiore rispetto a quella normale. E la chiusura del passante ha portato molti disagi ai pendolari, con oltre 100 corse cancellate al giorno, penalizzando soprattutto la tratta che va da Magenta a Milano. Annuncio cancellazione treno. Il treno suburbano S6 24639 di Trenord, previsto in arrivo da Novara, è diretto a Pioltello Limito delle ore 12:12. Oggi non è stato effettuato.
Più di 100 corse cancellate ogni giorno sulla linea S6, la linea utilizzata tutti i giorni dai pendolari del Magentino per raggiungere Milano. Ritardi iniziati da più di una settimana, ritardi che non caleranno, visti i motivi che hanno spinto Trenord a cancellare le corse dai capolinea: caldo, surriscaldamento dei binari e sicurezza a rischio, perché le ruote dei treni si consumano più del normale. Oggi le poche corse rimaste fermano in superficie alla stazione di Porta Garibaldi e non proseguono, almeno fino a martedì, la corsa sotterranea del passante. Trenord ha però capito cosa consumava le ruote dei treni, motivo per il quale sono state cancellate oltre 100 corse al giorno. Si tratta di una rotaia fortemente usurata tra le fermate di Dateo e Porta Vittoria. L'usura insolita è una rilevante quantità di limatura di acciaio in una tratta in curva, si legge nella nota di Trenord, testimonia un attrito anomalo fra la rotaia stessa e le ruote dei treni. I tecnici e gli ingegneri, fa sapere l'azienda, considerano tale tratto incompatibile con il passaggio dei treni all'interno del passante ferroviario di Milano. In 35 convogli transitati nel passante ferroviario nelle ultime settimane, infatti, Trenord ha registrato un consumo fino a 100 volte in più rispetto al normale. L'azienda, prosegue Trenord, deve garantire la sicurezza dei viaggiatori e la salvaguardia dei propri mezzi e per questo motivo ha deciso di interrompere la circolazione dei convogli all'interno del passante ferroviario. Al Politecnico di Milano è stato affidato l'incarico di redigere una perizia tecnica con i tecnici di RFI, poi si valuteranno gli interventi necessari. Questa la nota di Trenord, che invece fa chiarezza su quali treni siano rimasti attivi sulla linea S6, quelli che da Novara partono al minuto 18 con l'arrivo previsto a Porta Garibaldi al minuto 10, mentre per le partenze da Garibaldi sono previste solo quelle al minuto 50 con l'arrivo a Novara al minuto 42. E il caldo ha colpito anche il Parco delle Groane a Milano. Le fiamme hanno divorato oltre 7.000 metri quadri di brughiera. Una giornata di intenso lavoro, quella di domenica 24 luglio, che ha visto impegnati i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e quelli del Parco delle Groane. L'incendio è divampato la mattina a Meda, in località Zoca de Pirutit. Sul posto si sono precipitati 3 distaccamenti del comando dei vigili del fuoco di Monza, i volontari della protezione civile di Meda e 14 volontari del Parco delle Groane. Proprio il rapido intervento dei soccorsi ha evitato che il rogo potesse espandersi, ma il bilancio è comunque molto serio. 7.160 metri quadri di brughiera sono andati in fumo. E in tema caldo, le amministrazioni comunali si stanno attrezzando per aiutare soprattutto i cittadini più fragili. Sentiamo l'iniziativa di Magenta. Un salto di qualità nell'affrontare l'emergenza caldo, non più ordinanze che limitano l'utilizzo d'acqua per scopi non essenziali. Ora, data per assodata la crisi idrica nei campi, di cui si vedrà l'esito alla fine della stagione, è tempo per le amministrazioni comunali di occuparsi dei disagi alla vita concreta dei cittadini, specie i più fragili, per i quali le alte temperature mettono a rischio anche la salute. Così la Giunta di Magenta ha deliberato una serie di azioni a sostegno della cittadinanza, con particolare riguardo per i più fragili, per fronteggiare l'ondata di caldo che sta attanagliando ancora in queste ore la nostra regione e che, stando alle previsioni, proseguirà ancora a lungo. Le azioni, che resteranno attive fino al 15 settembre da parte del Comune di Magenta, rispettano la linea del piano operativo per l'emergenza caldo 2022 predisposto da ATS Città Metropolitana di Milano, in accordo con il Ministero della Salute e con Regione Lombardia, per proteggere dai disagi fisici derivanti dal caldo intenso proprio la salute delle persone anziane e fragili e della popolazione più vulnerabile. Così il Comune di Magenta ha predisposto l'attivazione di un numero telefonico attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 per le segnalazioni e le richieste di aiuto relative all'emergenza caldo. Inoltre, insieme alle associazioni della città, implementerà i servizi pasto a domicilio, oltre all'assistenza domiciliare alle persone, organizzerà
un'attività di supporto per la spesa, per la consegna di farmaci e i beni di prima necessità, oltre che per le piccole commissioni a favore in particolare delle persone anziane e fragili, sole e prive di una rete familiare o di vicinato che possa dare loro un concreto aiuto in questo momento di emergenza. A Milano è atteso un blitz del maltempo con piogge e temporali che potrebbero abbattersi sulla città dalle 14 di oggi. È infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo, rischio di pericolo 2 su 4 per temporali forti diramata dalla Protezione Civile di Regione Lombardia. Le precipitazioni, seppure abbondanti, daranno sollievo sul fronte siccità ma non riequilibreranno il deficit idrico. Il centro monitoraggio rischi di Regione Lombardia, stante le condizioni meteo caratterizzate da uno stato di perdurante instabilità anche sul nodo idraulico di Milano, ha diramato l'allerta meteo gialla anche per la giornata di domani, martedì 26 luglio. Il centro operativo comunale della Protezione Civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. E chiudiamo così la pagina dedicata all'emergenza caldo per aprirne un'altra politica, un grande trambusto oggi in regione. L'assessore alla casa Alessandro Mattinzoli si è dimesso dal suo partito Forza Italia, ha dato anche le sue deleghe al governatore Attilio Fontana, il quale dovrà adesso decidere se estrometterlo dalla giunta o dovrà decidere appunto sul suo futuro. L'assessore regionale alla casa Alessandro Mattinzoli ha lasciato Forza Italia e ha rimesso le deleghe assessorili al governatore Attilio Fontana. È una delle conseguenze della caduta del governo Draghi. Come è noto, Forza Italia, così come la Lega, ha tolto il sostegno al governo non votando la questione di fiducia in Parlamento. Da quel momento nel partito guidato da Silvio Berlusconi si sono però registrate diverse defezioni, a partire da quelle dei ministri Renato Brunetta, Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini. Quest'ultima nello specifico è una figura di grande peso nel panorama politico lombardo. Mattinzoli ha assicurato che il tema non è seguire Gelmini, di cui però condivide pienamente la scelta. Con una pandemia che torna ad essere aggressiva, ha aggiunto Mattinzoli, e con una crisi economica, energetica e idrica, facciamo cadere un governo a guida Draghi, che era la persona più autorevole per guidare l'Italia. Non riconosco più la Forza Italia che ho conosciuto, ha aggiunto Mattinzoli, che, riferendosi al suo ormai ex partito, ha rilevato come si stia appiattendo al pensiero della Lega. Per quanto riguarda il suo ruolo di assessore regionale, Mattinzoli ha spiegato di aver rimesso le deleghe al governatore Fontana, che si è preso del tempo per decidere il da farsi. La lotta sulla governance del Parco Agricolo Sud di Milano dovrà aspettare, infatti il voto sulla riforma slitterà a settembre. Slitta a settembre il voto del Consiglio regionale sul disegno di legge che porterà il Parco Agricolo Sud Milano sotto il controllo di Regione Lombardia. Nel mentre la vice sindaca di Città Metropolitana e il presidente del parco Daniele Delben sono stati sentiti in Commissione Ambiente in Regione, dove hanno cercato di far passare l'idea di un punto d'incontro fra gli enti. Abbiamo entrambi espresso una posizione fortemente critica e io mi sono detta espressamente contraria a questo PDL, non perché consideriamo il parco e le sue regole intoccabili, siamo consapevoli che sono passati 30 anni ed è anche importante dare gli strumenti a un ente come quello del parco di tutela del territorio, ma anche capace di raccogliere le sfide contemporanee, quindi siamo convinti che sia necessario prendere in mano gli strumenti regolatori del parco e, mantenendo fermo quello che è la vocazione, quello che ha permesso di far rimanere agricola la porzione del Sud Milano, quindi la tutela del territorio contro il consumo di suolo e mantenendone una vocazione agricola, siamo assolutamente disponibili su un tavolo istituzionale a ragionare. Per Michela Palestra è sbagliato porre la questione, in particolare quella sulle aree naturali, come una lotta fra sviluppo economico e mantenimento tout court del paesaggio naturale. La proposta che è in Regione Lombardia, fatta dal Parco Agricolo, da Città Metropolitana,
è una proposta che consente di continuare le attuali pratiche agricole, ma mette in condizione gli agricoltori di cogliere la sfida di quello che è anche la nuova agricoltura dettata dalla PAC. Quindi si sta utilizzando un nome che sicuramente evoca, come dire, naturalità e sembra apparentemente in contraddizione con l'agricoltura, per fare resistenza rispetto a un processo, un procedimento, uno, che ha un dovere normativo, due, che ha una visione strategica di dare, io la chiamo, la cassetta degli attrezzi agli agricoltori per affrontare le nuove sfide a cui l'agricoltura è chiamata. La giunta della regione Lombardia si sta preparando per delle eventuali altre ondate di Covid e per questo ha approvato il piano operativo regionale di emergenza vaccinazioni Covid-19. Sentiamo di cosa si tratta. Regione Lombardia si prepara alle possibili nuove ondate e stila un piano operativo di emergenza per le vaccinazioni contro il Covid. Ad elaborare il nuovo protocollo è stato il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso, che in collaborazione con le ATS ha stilato un piano operativo di emergenza contenente la programmazione dell'offerta vaccinale da attuare in caso di recrudescenza pandemica. L'obiettivo del piano è definire un'organizzazione regionale tempestiva in caso di ripresa della campagna vaccinale massiva che sappia garantire dopo la fase attuale una sufficiente capacità vaccinale in relazione a due diversi scenari. Nel primo scenario, in caso di un nuovo innalzamento dei contagi rispetto alla situazione attuale, le ATS e le ASST si devono organizzare entro 7 giorni per garantire fino a 35.000 vaccinazioni al giorno sul territorio regionale, prevedendo l'attivazione di 70 centri vaccinali, di cui 21 massivi, 10 centri vaccinali gestiti da medici di medicina generale e 453 farmacie. Nel secondo scenario invece ATS e ASST entro 15 giorni rispetto alla situazione attuale, entro 7 invece se il passaggio avviene dal primo scenario, devono arrivare a garantire le 60.000 vaccinazioni al giorno con l'attivazione di 86 centri vaccinali di cui 37 massivi, 10 centri vaccinali gestiti dai medici di medicina generale e 453 farmacie. Inoltre, per garantire omogeneità di intervento sui singoli territori delle ATS, le attività saranno coordinate dal gruppo di coordinamento guidato dalla DG Welfare, che assicurerà il monitoraggio costante della realizzazione delle attività a livello locale, il rispetto delle tempistiche di attivazione delle azioni in relazione alla modifica di scenario, che tutte le ATS e ASST mettano a disposizione le figure professionali in grado di garantire il numero di somministrazioni previste nei diversi scenari e infine l'eventuale attivazione di Areu, qualora necessaria, come supporto alla campagna vaccinale. Adesso passiamo alla cronaca. Movida violenta, quella di ieri notte a Milano, una coltellata alla schiena all'alba di lunedì di fronte ai locali della Movida milanese. Ore 4:30 a Corso Como, l'orario in cui anche gli ultimi lasciano le discoteche della zona come l'Hollywood e il Lollapalooza. Proprio lì davanti al Civico 15 un ragazzo 24enne viene ferito alla schiena da un fendente, viene soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda. L'amica che era con lui, una giovane di 22 anni, per lo shock ha avuto un malore. Anche lei è soccorsa dai sanitari e finisce in codice giallo al Fate Bene Fratelli. Nessuno dei due è in pericolo di vita. L'aggressore sarebbe scappato a bordo di un'auto. Sul caso indaga la polizia. E a proposito di fatti di cronaca, riemerge il tema della sicurezza in città a Milano, soprattutto dopo gli eventi di questo weekend. Ricorderete l'aggressione avvenuta in stazione centrale, ripresa dai telefonini e poi è finita ovviamente sui social. Ebbene, il centrodestra accusa la giunta comunale e dice Milano ormai allo sbando. Il terrificante pestaggio della stazione centrale di venerdì pomeriggio rinfocola la polemica sulla sicurezza a Milano. Dopo il botta e risposta tra Chiara Ferragni e il sindaco Beppe Sala, il tema è immediatamente tornato a scandire il dibattito pubblico, coinvolgendo anche la politica a livello nazionale. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, attacca: a quante altre aggressioni e violenze dovremo assistere per ammettere che in Italia c'è un enorme problema di sicurezza? Sulla stessa linea, Daniela Santanchè, che di
Fratelli d'Italia, è coordinatrice regionale. I rinforzi servono ora, afferma sui social, e non entro la fine dell'anno, come annunciato da Sala. Chiediamo più controlli. E anche dal Consiglio Comunale il partito di Giorgia Meloni va all'attacco. Milano non sarà Gotham City, ma ci manca veramente poco. Questa notte è stato coltellato un altro ragazzo in Corso Como. L'altro giorno un ragazzo è stato aggredito e lasciato esanime sul piazzale Duca d'Aosta davanti alla stazione centrale, dove ci sono cittadini milanesi e tanti turisti. Il video ha fatto il giro dell'Italia e probabilmente il giro del mondo, un qualcosa che ha lasciato sconvolto tutti. Occorre girare pagina, occorre un intervento duro, occorre tolleranza zero, ma questa amministrazione purtroppo sembra che non abbia la sicurezza nelle sue priorità e sembra che anzi non percepisca neanche il problema. Per la Lega arriva il commento del governatore lombardo Attilio Fontana, che chiama in causa la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, il sindaco Sala e il Partito Democratico, invitandoli a rompere gli indugi e a fermare i tentennamenti. Serve subito in campo e in tempi davvero rapidi un forte contingente dell'esercito a supporto di carabinieri e polizia, ha affermato il numero uno della regione. Sempre dal Carroccio, a Fontana hanno fatto eco la deputata Laura Ravetto, che parla di escalation di violenza sempre più grave, a dimostrazione del fallimento delle forze progressiste, e l'eurodeputata Silvia Sardone, che accusa la sinistra di continuare a stare zitta. Ma critiche arrivano anche dalla CONSAP, la Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia, che denuncia l'abbandono degli agenti. Abbiamo le armi spuntate, sottolinea in una nota il sindacato, e le politiche sulla sicurezza, da spot elettorale o improntate alla massima tolleranza, stanno provocando sacche di illegalità metropolitana, soprattutto straniera, fuori controllo. Insomma, conclude il sindacato, non bastano maggiori organici e più assunzioni. Sorveglianza speciale e isolamento per evitare atti di autolesionismo o violenze da parte di altri carcerati nei confronti di Alessia Pifferi, la madre 36enne accusata di omicidio volontario per aver abbandonato per 6 giorni e lasciato morire la figlia Diana a 18 mesi. Un'indicazione arrivata dal GIP Fabrizio Filice, scritta nell'ordinanza con cui ha disposto la misura cautelare in carcere. Il giudice ha escluso dunque l'aggravante della premeditazione contestata dalla procura e ha qualificato l'omicidio volontario nell'ipotesi dell'omissione. Io ci contavo sulla possibilità di avere un futuro con lui, il compagno, e infatti era proprio quello che in quei giorni stavo cercando di capire. È per questo che ho ritenuto cruciale non interrompere quei giorni in cui ero con lui, anche quando ho avuto paura che la bambina potesse stare molto male o morire. Così Alessia Pifferi, interrogata dal GIP Fabrizio Filice, ha tentato di giustificare il suo comportamento, lo si legge nell'ordinanza. Il giudice ha disposto per la 36enne, che ha abbandonato la figlia di 1 anno e mezzo per 6 giorni, il carcere per omicidio volontario nell'ipotesi omissiva aggravato da futili motivi. Cambiamo argomento e torniamo a parlarvi del nuovo stadio San Siro. Il Comune di Milano ha bocciato i referendum voluti dai comitati, i quali rispondono dicendo che Sala non vuole un confronto. No ai referendum su San Siro. Il Comune boccia i 2 quesiti che chiedevano un voto per fermare il nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero costruire sulle ceneri del vecchio Meazza. Per Palazzo Marino, infatti, i testi presentati non hanno la fattibilità tecnica e contabile per essere ammessi. Ora la palla passa nelle mani del Collegio dei Garanti del Comune, che prenderà visione del parere tecnico e deciderà se i quesiti confezionati dal comitato promotore possono essere invece ammessi. Se ci dovesse essere questo ribaltone, allora la consultazione avrà il via libera. I 2 quesiti sul tavolo chiedono entrambi, anche se in modo diverso, lo stop ai progetti dei club. Da un lato, infatti, la richiesta è quella di salvaguardare il Meazza nella sua attuale funzione, senza edificare un nuovo stadio a San Siro e avviando un concorso internazionale per la sua ristrutturazione. Il secondo quesito, abrogativo, chiede invece di cancellare la delibera di giunta
che a novembre del 2021 ha dichiarato l'interesse pubblico sulla costruzione di una nuova casa per Inter e Milan. Tra i motivi che hanno portato i tecnici comunali a bocciare il referendum, il fatto che salvaguardare il Meazza in linea teorica potrebbe anche essere fattibile, ma la sua ristrutturazione innescherebbe problemi di utilizzo nel corso dei lavori da parte delle due squadre, a partire dalla capienza che si ridurrebbe in maniera molto significativa e non garantirebbe le stesse prestazioni di uno stadio di nuova generazione. Un altro punto sollevato da Palazzo Marino riguarda invece la richiesta di mantenere la stessa funzione di oggi, che, secondo il comune, creerebbe un cortocircuito. L'uso dell'impianto per il calcio, infatti, può essere consentito ad oggi solo dalle due squadre che, come è noto, vogliono invece un'arena nuova fiammante. Scontata la rabbia dei comitati promotori, che attaccano il sindaco, reo a loro parere di voler evitare ad ogni costo il confronto e il giudizio della cittadinanza su un intervento che interessa un bene pubblico e una vasta area della città. Quelle degli uffici comunali, aggiungono i promotori, sono tesi pretestuose che ricalcano le opinioni dei fondi immobiliari privati, affermano, annunciando che non sarà lasciato nulla di intentato e saranno perseguite tutte le azioni legali e politiche per garantire alle cittadine e ai cittadini di Milano il diritto democratico di esprimersi. Ha preso avvio oggi da Milano Cadorna la campagna di installazione dei defibrillatori che vedrà tutte le stazioni della rete ferroviaria di Trenord dotate di un dispositivo elettromedicale accessibile al pubblico e monitorato da remoto. Sentiamo. 3, 2, 1. A Milano è partita la campagna di installazione dei defibrillatori nelle stazioni della rete di Ferrovie Nord. Nella giornata di lunedì 25 luglio, infatti, alla stazione di Milano Cadorna è stato installato il primo defibrillatore accessibile al pubblico e monitorato da remoto posto nell'atrio della stazione milanese. In qualsiasi occasione capiti, chiunque può utilizzare questo, chiamare immediatamente la centrale operativa del 112 che spiegherà con degli operatori altamente specializzati, nello specifico, l'utilizzo del defibrillatore. Questo è giusto dirlo e veicolarlo. Questi sono defibrillatori che ovviamente partono solo se vi è l'esigenza, per cui nessun tipo di pericolo, nessun rischio per chi li utilizza, per cui massima tranquillità. Ogni dispositivo sarà collocato all'interno di una teca allarmata e un'apposita segnaletica indicherà la posizione del defibrillatore in maniera ben visibile, mentre un pannello informativo antipanico fornirà le indicazioni per un corretto utilizzo e ogni defibrillatore è dotato di una connettività per essere monitorato da remoto da parte del personale di Ferrovie Nord. Per noi veramente come Regione Lombardia è una grande soddisfazione, lo sapete che insomma, l'attenzione fin nei minimi dettagli, quelli che sono gli elementi di vicinanza e di sostegno alla salute dei nostri cittadini si spiega in tante azioni, a me fa piacere perché insomma non è così automatico quando si parla di treni e di trasporti pensare a questo tipo di azioni. Ecco, una grande sensibilità da parte anche di Ferrovie Nord che si è attivata ancora prima, ripeto, che la norma lo stabilisse come obbligatorio. Questo è un segno di civiltà innanzitutto e di attenzione ai nostri cittadini, ma ribadisco soprattutto di civiltà. Dopo l'avvio a Milano Cadorna, il programma di installazione dei defibrillatori prevede entro agosto la posa dei dispositivi nelle stazioni di Milano Bovisa, Saronno, Como Lago, Asso, Varese Nord, Laveno Mombello, Busto Arsizio, Novara e Iseo, per poi nei mesi successivi arrivare a coprire tutte le 115 stazioni della rete di Ferrovie Nord. E con questo è tutto, io vi lascio le previsioni del meteo e vi ricordo l'appuntamento questa sera con il meglio della stagione di Orizzonti con Claudio Michalizio. Tra poco l'edizione Pavia, io vi auguro una buona serata.